Ciao ragazzi, è giorno 3 del secondo segmento di un mese, 30 giorni, Beginner to Start. Spero che vi stia piacendo fino adesso questo nuovo segmento. Questo è il terzo giorno, come avete visto abbiamo implementato anche la core routine, chiaramente per l'addome, che è molto 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 importante. Non mi fermerò mai nel dirvi quanto sia importante allenare il nostro addome, ok? Oggi abbiamo lo stesso workout del giorno 1, l'unica eccezione è che faremo 25 ripetizioni per quanto riguarda gli esercizi dell'addome, quindi per quanto riguarda i mountain climbers, Russian twist e il crunch, ok? Però, come vi ho detto anche nello scorso segmento, nel segmento precedente, che questi esercizi li andremo a rifare diverse volte, anche in questo programma, perché in questo segmento, perché sono veramente, veramente, veramente importanti. È molto importante farli spesso perché aiutano con tutto, non soltanto nel fitness, ma anche nella vita, con la stamina, con la respirazione e tante, tante, tante mobilità, flessibilità, forza e tante, tante, tante altre cose, ok? Quindi questo è il mio secondo allenamento di oggi, perché ve lo dico? Ve lo dico per motivarvi, per ispirarvi, per dire guarda, anche quando magari non ha tante energie o ha già fatto un workout o per esempio è stanco, a me non mi piace la parola stanco perché quando si dice sei stanco, poi sei stanco anche di testa, ma di testa io non sono mai stanco per esempio. Quindi non dico mai sono stanco, per esempio stamattina mi sono alzata alle 5, ho fatto la mia sessione yoga. Poi ho letto, ho fatto meditazione, poi ho letto, poi sono andato in palestra ad allenarmi, ho fatto due sessioni, poi sono andato a casa, ho mangiato un po', adesso faccio un altro allenamento per voi, quindi è come ho fatto tre sessioni oggi, l'allenamento yoga stamattina, la sessione dura, dura, dura in palestra e adesso lo faccio qui con voi, è per dirvi che si può sempre trovare l'energia e il tempo per fare quello che chiaramente ci fa stare meglio, ok? Lo so che per esempio fare esercizio e tutto è qualcosa che chiaramente non è che fa te comandare a mangiare, ne so, una pizza o un gelato, chiaramente uno lo fa più volentieri. Fai, chiaramente fare gli esercizi è una cosa magari che serve pure più di impegno, però ci porta a dei benefici, capito? Come tutte le cose nella vita, quelle cose sono dure, poi piano piano chiaramente migliorano, ci abituiamo e ci portano veramente a risultati positivi e a benefici. Ok, adesso iniziamo come sempre con i nostri 5 rituali. Facciamo 5 e 10, scusatemi, rotazioni delle braccia in avanti e 10 all'indietro. Ok, arm circles, inaliamo sempre dal naso e espiriamo dalla bocca. Ok, andiamo a lubrificare le giunture, andiamo a accelerare il battito cardiaco e andiamo a prevenire tutti quegli infortuni che potrebbero derivare dall'esercizio fisico. Quindi molto, molto, molto importante fare riscaldamento dinamico tutte le volte. Ok. Molto 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 importante riscaldamento dinamico, poi c'è la parte del lavoro più dura e poi c'è lo static stretching, lo stretching statico. Queste sono le tre fasi di allenamento che vi consiglio sempre di fare. Adesso andiamo con il jumping jacks, quindi simultaneamente andiamo all'esterno nei piedi in verso l'alto con le mani, ok? Questo è il jumping jacks, è troppo difficile, una alla volta, ok? Altrimenti andiamo a metà altezza e ritorniamo verso il basso, ok? Molto molto importante spingerci, quindi spero davvero che riusciate a fare jumping jacks a questo punto. Facciamone 15, ok? Dammi 3, 2, 1, andiamo. È 1, è 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 jumping jacks sono stati fatti, adesso andiamo a fare l'hainese, quindi le braccia danno la velocità. Le ginocchia contro il petto più veloce possibile, ora ve lo faccio vedere come sempre e poi faccio le variazioni. Questo è l'hainese, ok? Questo è l'hainese. Se è troppo difficile andiamo a metà strada, ok? Poi prendete dentro le braccia, se è ancora un po' troppo difficile, mano destra fate il ginocchio destro, mano sinistra il ginocchio sinistro e questo è l'hainese, ok? Molto molto importante spingersi, non più non maledirvelo. Quindi facciamo le 15, 3, 2, 1, 15 secondi, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo, ok? Quindi l'hainese sta fatto, adesso andiamo a fare il back X. Oggi siamo di nuovo, non ve l'ho detto, siamo ovviamente nel nostro salotto, adesso apriamo dall'altra parte del salotto. È molto importante per me farlo qui in casa da tutti i salotto perché questo fa per tutte quelle persone che fanno tutti questi allenamenti la maggior parte delle volte a casa, quindi
molto importante farlo spesso a casa, chiaramente, perché adesso qui, come vedete, non abbiamo bisogno di una palestra, non abbiamo bisogno di chissà, di barre o chissà cosa, quindi ha soltanto senso farlo a casa più delle volte, molto molto comodo, farlo dove ci pare e facciamo questo allenamento, ok? Con esercizi molto molto precisi, efficaci e testati. Quindi adesso back kicks 90 gradi sui gomiti, le talloni vanno a colpire il gluteo e andiamo, ok? 15 secondi, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo, ok? Adesso portiamo il tappeto un po' verso la fine della stanza e andiamo a fare l'inch wall. Ok? Ma metto anche di traverso almeno, riesco a entrare magari dentro la telecamera, speriamo. E comunque, inch wall, ne andiamo a fare 10, i piedi sono a livello delle spalle, andiamo a piegare leggermente le ginocchia, andiamo giù, piccoli passettini verso il tall plank, ok? E ritorniamo al punto di partenza, piano piano, ok? Mi raccomando, alla vostra velocità, non è una competizione contro di me, quindi molto importante fare il vostro ritmo. Espiriamo sempre dal naso, espiriamo dalla bocca, questo è il terzo, ok? Questo è il quarto, okay. Questo è il quinto, e questo è il sesto, facciamo gli altri quattro, e questo è il settimo, e questo è l'ottavo, ne facciamo altri due, questo è il nono, ne manca uno, e questo è il decimo, ok? Ora siamo belli caldi, almeno io sono bello caldo, poi sono anche in casa, bello caldo con la stanza chiusa. Andiamo, mi tolgo il sopra e iniziamo a fare l'allenamento, ok? Ok, adesso vi farò vedere l'allenamento, sì, è uguale a quello del primo giorno, però io vi voglio far sempre vedere gli esercizi, ok? Primo esercizio è il mountain climbers, quindi andiamo giù, ok? Le braccia sotto le gambe, scusate, mi sono sedie, tavolo, ogni cosa, sono in appartamento, sono in cucina, in salotto, quindi è così. Quindi qui c'è anche la poltrona, quindi probabilmente non vedete metà del mio corpo, mi metterò un pochino più così, vediamo un po' se riuscire a vedere un po' meglio, ok? Adesso, le mani sono sotto le spalle, ok, andiamo, tall plank, panca piana, le ginocchia vanno verso il petto, e andiamo a fare il mountain climbers. Questo è mountain climbers come primo esercizio, ok? Ne facciamo 25 ripetizioni. Dopo aver fatto 25 ripetizioni nel mountain climbers, andiamo a fare il Russian twist. Quindi, Russian twist. 90 gradi alle ginocchia, ok? Mani, insomma, braccia stese davanti a noi. Andiamo a toccare le mani insieme. Andiamo più a fondo possibile sulla sinistra e più a fondo possibile sulla destra. Questo è uno, ok? Questo è due e così via. E il terzo, andiamo 90 gradi di nuovo sulle ginocchia. Andiamo per terra, il gomito è sulla stessa linea delle orecchie, ok? Così, non è questo, andiamo a chiudere, ok? Andiamo, manteniamo sempre le braccia aperte e andiamo verso l'alto, ok? Inaliamo e espiriamo, inaliamo e espiriamo. Andiamo a sentire la parte superiore dell'addome, che si chiama rectus abdominis, in termini tecnici, transversus abdominis è la parte quella inferiore, se, chiaramente, se volete saperlo. Adesso soltanto un round, quindi 25 ripetizioni per esercizio, un round e poi facciamo l'allenamento ad alta intensità. Adesso iniziamo, mettiamoci in posizione mountain climbers, scusatemi se magari non riuscite a vedere le gambe, visto che non tutte le gambe vanno dietro la poltrona, però lo sto facendo, lo sto facendo. Quindi andiamo in 3, 2, 1 e andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, andiamo ragazzi, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Adesso abbiamo fatto il mountain climbers, adesso andiamo a fare Russian twist. Riposiamoci il minimo indispensabile, 10 secondi al massimo e iniziamo un'altra volta. Andiamo, 3, 2, 1, andiamo di qua. 45 gradi sul torso, ok? Non ve l'ho detto. 2, espiriamo bene, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, andiamo ragazzi, non ci fermiamo, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 25 li abbiamo fatti, adesso andiamo a fare il crunch, che andiamo giù 90 gradi sulle ginocchia, che è il gomito a livello delle orecchie. 3, 2, 1, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, andiamo ragazzi, non ci fermiamo. 11, 12, andiamo, siamo a metà strada. 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Ok, abbiamo fatto l'addome, l'abbiamo fatto, adesso passiamo all'allenamento ad alta intensità. Ad alta intensità, 5 esercizi li abbiamo fatti 2 giorni fa, adesso li facciamo di nuovo. 30 secondi di riposo, 30 secondi di allenamento. Quindi braccia sotto le spalle, ginocchio verso il petto, rifacciamo di nuovo il mountain climbers. Va fatto, ok? E questo è il mountain climbers. Dopo aver fatto il mountain climbers, andiamo a fare il frog legs. Lo faccio vedere, doppia variazione. Quindi, braccia sotto le mani sotto le spalle, andiamo in tall plank, andiamo a fare un salto e atterriamo accanto ai nostri piedi, ok? Salto indietro, atterriamo accanto ai nostri piedi. Se è troppo difficile, un passo alla volta. Quindi, uno andiamo a sinistra, il piede sinistro va accanto alla mano sinistra, piede destro va accanto alla mano destra. E facciamo il frog legs. Dopodiché rialziamoci in piedi e andiamo a fare come nel riscaldamento il line raise. Quindi braccia alla velocità, ginocchio verso il petto, più veloce possibile. Questo è il line raise. Questo è il line raise classico, variazione a metà strada, ok? Altrimenti un tocco è un tocco. Cercare di spingere però. Adesso portiamo il busto bello dritto, braccia a 90 gradi con i gomiti. Il tallone va a colpire il gluteo e questo è il back kick, 30 secondi, ok? E l'ultimo, il lavoro del diavolo va fatto, io ne farò 10, ok? Tra l'altro fatti 11, 10, 10 in 30 secondi, quindi faccio vedere tutte le variazioni. Le braccia vanno sotto le spalle, ok? Facciamo un salto indietro, il petto va a terra, rialziamoci in piedi, insomma, e facciamo un salto in avanti e un salto in alto. Questo è il burpees completo con il petto a toccare il pavimento. Se volete farlo, una variazione, metà burpee, braccia sotto le spalle, un passo, un salto indietro, un salto in avanti e ritorno al punto di partenza. La variazione più facile, braccia sotto le spalle, un passo indietro o in sinistro, un passo indietro o destro, un passo in avanti o sinistro, un passo in avanti o destro e ritorniamo in piedi, ok? Quindi farò 10, mi raccomando, 30 secondi, 3 round, 15 minuti adesso rimasti e poi facciamo un po' di stretching, ok? Prendiamo il cronometro. Ok. Adesso andiamo a fare il mountain climbers. Mountain climbers, eccoci qua. Andiamo in 3, andiamo in 2, 1 e andiamo con il mountain climbers. Andiamo ragazzi, andiamo. Scusate se magari non vedete tutte le gambe, sono dietro la poltrona. Che comunque lo sto facendo, mi sto muovendo, non vi preoccupate, lo faccio sempre con voi. Andiamo ragazzi, andiamo a respirare ben bene. Inspiriamo dal naso, inspiriamo dalla bocca sempre. Andiamo, cioè, abbiamo soltanto 10 secondi rimasti, eh? Non tanto, ok? 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. 30 secondi di riposo e rifacciamo il frog legs, rifacciamo. Facciamo la prima volta, prima ho fatto la dimostrazione. Comunque vi volevo far sapere anche che prima di aver fatto questo allenamento ho mangiato anche, di verità, quindi insomma. Come sapete, magari visto uno che fa dopo aver mangiato, è difficile allenarsi perché uno si sente magari un pochino più
lento, fa molte azioni e così di guida, soprattutto se mangia tanti carboidrati. Però io, come vedete, continuo ad andare, anche se ho mangiato, io gliene do secco uguale. Andiamo in 3, 2, 1, andiamo. Andiamo ragazzi, andiamo. Andiamo. Non ci fermiamo ragazzi, non ci fermiamo. Con quei salti, se ho saltato un passo una volta, 5, 4, 3, 2, 1, torniamo in piedi e ci prepariamo per l'inizio. L'inizio, mi raccomando, braccia alla velocità, ginocchio verso il petto, facciamo l'inizio, ok? Ieri è stato anche il mio passo libero, come do a tanti, anche quando un giorno, una volta a settimana faccio il passo libero, quindi oggi è importante, visto, rimettersi. Quando ho fatto adesso il mio solito era lunedì, quindi lunedì per me dà il tono alla settimana. Ho fatto un bel 3 allenamenti oggi, yoga, un allenamento bello duro in palestra e ora questo, quindi bello, bello, bello intenso per la settimana. 3, 2, 1, andiamo. Andiamo ragazzi. Espiriamo sempre dal naso. Un pochino la caviglia adesso, andata. Con questo esercizio all'inizio, cioè spesso, 5, 4, 3, 2 e 1. Sì, succede spesso, io mi vado un pochino, non la riscaldo bene la caviglia, quindi faccio ogni tanto un pochino male, va riscaldata un pochino meglio. Adesso lo so, imparo la lezione, chiaramente la prossima volta faccio un po' più di movimenti con la caviglia. Adesso succede, succede a tutti. Dicevo, lunedì è fatto il giorno dove chiaramente do il tono alla settimana, quindi gli do sempre un allenamento bello forte, bello tosto, almeno mi reggo per la settimana. Ora comunque andiamo col batti, 3, 2, 1, andiamo. Andiamo ragazzi, questo è il più facile, ma non bisogna rallentare e fermarci. Eccoci qua ragazzi, scusate, mi si è interrotto il video, avevo finito la memoria del telefono. Comunque continuiamo con line is, no, butt kicks, scusatemi, 3, 2, 1, andiamo, butt kicks, scusatemi, ogni tanto succede anche al telefono, quando c'è così tanta roba all'interno e uno si dimentica magari di cancellare le cose e niente, succede e si blocca il video. Comunque continuiamo, adesso c'è una piccola imprevista nella vita e si continua. Andiamo ragazzi, andiamo, 5 secondi rimasti, 4, 3, 2, 1 e ci siamo, 30 secondi di riposo e poi facciamo l'allenamento del diavolo, lavoro del diavolo, burpees, ne facciamo 10, io ne faccio 10, voi cercate di farlo nel miglior modo possibile, ok? Spingete il più possibile, molto molto importante. Ora visto dato comunque il burpee vai al terreno, poi dopo salti. Spero che mi prenda tutta la telecamera, se no comunque quello l'avete visto tante volte e sono sicuro che riuscirete a farlo nei migliori modi. Quindi 3, 2, 1, andiamo col burpees. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 33 secondi, 10 burpees. Non male. Posso fare di più, però non male. Ora tra 15 secondi più o meno ritorniamo sul pavimento. Facciamo i mountain climbers. Dopo il burpees è sempre un po' più difficile, si prende tanto fiato, tanta energia, però si fa uguale, 4, 3, 2, 1, andiamo, mountain climbers, andiamo, non ci fermiamo mai. Il primo round è stato fatto, mancano 10 minuti, ce la facciamo. Respiriamo sempre profondamente. 5 secondi,
4, 3, 2, 1 e ci siamo. Mountain climbers, secondo round, li abbiamo fatti, adesso facciamo il frog legs. Gambe rana per la vittoria. Ci vogliono, questo è un esercizio che sembra facile ma è veramente, veramente difficile, come tutti gli altri d'altronde. Sembrano facili, esercizi a peso libero, a corpo libero, scusatemi, però come vedete sono molto molto efficaci e molto difficili anche. Quindi, mai sottovalutare la potenza degli esercizi a corpo libero. Andiamo in 3, 2, 1, andiamo. Andiamo ragazzi, non ci fermiamo mai, eh. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo, non ci fermiamo, non ci fermiamo, non ci fermiamo. 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo, torniamo in piedi, piano piano. Facciamo la knees. A knees, gran bel esercizio la knees, eh. Andiamo davvero a bruciare tante quelle calorie. Ci aiuta tanto, tanto la mobilità. Tanta, tanta, tanta roba questo esercizio, quindi spingiamo il più possibile tutti gli esercizi, però adesso respiriamo bene, ok? 5 secondi e andiamo a fare la knees. 4, 3, 2, 1, andiamo a knees. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo. Bevo un pochino di acqua prima di fare l'allenamento e adesso sento andare in su e in giù. Succede. Andiamo ragazzi, andiamo. Mancano soltanto 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Ci siamo. Due esercizi e finiamo anche il secondo round. Facciamo il back X e il burpees, scusatemi. Uno facile e uno più difficile. Il più facile e il più difficile. Quindi respiriamo bene, non fino a mai dico quanto è importante la respirazione. Adesso. Quindi quando abbiamo iniziato adesso sicuramente riuscirete a capire e vedrete come tanto come è cambiata l'espressione. Andiamo adesso in 3 secondi, 2, 1 e andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Back kicks, back kicks. Espiriamo sempre. Comunque io vi do tante 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 informazioni durante l'allenamento, però se magari vi stimoli più la musica, se mi stimoli la musica potete metterla, visto i BPM più alti, più BPM ci abbiamo la musica, mentre facciamo l'allenamento più motivante è, questi sono gli studi e le ricerche che hanno fatto, 3, 2 e 1, ok? Quindi, però come vedete vi consiglio comunque di stare a sentire sempre perché vi do tanti tanti consigli, non soltanto per vedere sull'allenamento, ma nutrizione, fitness, vita, qualsiasi cosa, ok? Mi raccomando, dopo l'allenamento vi consiglio di mangiare proteine tra la mezz'ora e un'ora dopo l'allenamento, siamo a finestra anabolica dove andiamo a sintetizzare meglio i cibi, soprattutto le proteine. Quindi questo è quello che consiglio, l'ho già detto, però ve lo ripeto. Andiamo, 3, 2, 1, burpees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 32 secondi stavolta, ha migliorato bene, molto molto bene, adesso è tutta una sfida contro me stesso, quindi bene. Secondo round è stato fatto, 10 minuti fatti, 5 minuti rimasti. Respiriamo sempre bene, ok, dal naso. E andiamo a fare il mountain climb adesso, ok? Respiriamo sempre dal naso, non dalla bocca. Rilassiamoci, andiamo in 3, 2, 1, andiamo. Andiamo, mountain climbers. 5 minuti rimasti, ragazzi, 5 minuti e abbiamo finito il giorno 3. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, non ci fermiamo, eh? Mai, mai mollare, mai arrendersi. Andiamo. Mancano soltanto 5 secondi
4, 3, 2, 1, ci siamo, 4 minuti rimasti, 4 minuti, frog legs il prossimo. Vabbè, sono così contento, non so se per voi, ma anche per me che avete fatto questo corso, per aver fatto questo programma, tutti questi video, tutto questo allenamento, perché davvero cambia davvero la vita delle persone, che qui ci sono tutti i miei studi, tutti i miei corsi, tutto davvero quello su cui ho investito, che vi può aiutare, come vedete non soltanto in fitness ma nella vita. Quindi quando arriverete alla fine vedrete che tipo di persona sarete, sicuramente diverso, molto più vivaci, molto più energetici, molto più salutari, molto più felici. Ok, andiamo in 3, 2, 1, andiamo. Problex. Scusate, ogni tanto metto a parlare un pochino troppo. Andiamo ragazze. Andiamo, abbiamo altri 5 secondi. 4, 3, 2, 1 e ci siamo. 3 esercizi rimasti. High knees, back kicks, 10 burpees e abbiamo finito il giorno 3. Siamo pronti per un pochino di proteine, un pochino di rilassamento e niente, andiamo a star meglio. Però ci sentiremo molto meglio, andiamo a rilasciare tutte le endorfine dopo l'allenamento, quindi stimoliamo quegli ormoni, quella dopamina, serotonina, connessi con la motivazione, con la felicità, quindi molto importante. Andiamo in 3, 2, 1, andiamo all'inizio. Andiamo ragazzi. Andiamo. Respiriamo bene, ok, pieni polmoni, dal diaframma e dallo stomaco, ma dal petto. Abbiamo 5 secondi rimasti, 4, 3, 2, 1. Ok, quindi l'anis l'abbiamo fatto. Prossimo al back kicks, facile e difficile. Però si fa. Respiriamo sempre bene, respiriamo bene. Ok. E 2 minuti, nemmeno 2 minuti. Tra 5 secondi iniziamo il back kicks e poi facciamo l'ultimo. 4, 3, 2, 1, andiamo back kicks. Andiamo ragazzi, non ci fermiamo. Andiamo ragazzi, andiamo. Non ci manca tanto. Dai, l'ultimo sforzo e finiamo. 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e perfetto, ok? Adesso ci abbiamo 10 burpees, andiamo, mi raccomando, spingiamo fino alla fine, ok? Più possibile, sono gli ultimi 10 burpees e abbiamo finito. Abbiamo finito il giorno 3, ci andiamo a rilassare, ok? Andiamo a mangiare un po' di proteine, fare recupero muscolare, ok? Andare a aiutare con tutte quelle fibre muscolari, con le proteine, a rigenerarle, a renderle più forti, più, ok, e a, chiaramente a ingrandirle, perché il muscolo si ingrandisce. Andiamo in 3, 2, 1, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'ultimo, e 10, 31 secondi adesso, quindi subirà un secondo, come vedete, ho spinto, mi sono migliorato ogni giro, mi sono molto contento. Adesso andiamo a fare il stretch in statico, recuperiamo qualche secondo, come vedete magari il battito cardiaco adesso, insomma, tanta roba, insomma, sentite chiaramente il cuore uscire dal petto, come boom, è normale, soprattutto col burpees, aver spinto così tanto. Sì, ce l'abbiamo fatta, complimenti, fate un gran bel applauso. Adesso facciamo un pochino di stretching, come sempre. Andiamo a portare il braccio steso, ok, dalla spalla, andiamo a prendere il gomito, linea, dritta dal deltoide, ok? Non verso il basso, non verso l'alto,
sempre in linea dritta, andiamo a strecciare la spalla. Shoulder stretch, sentiamo sul deltoide, ok? Inspiriamo dal naso, espiriamo dal naso. Rilassiamoci. Quando siamo pronti andiamo a rilasciarne. Ora, stessa cosa sul braccio sinistro, andiamo a prendere il gomito. Rilassiamoci. E ora andiamo a rilasciare, ok? Adesso andiamo due volte il livello delle spalle con le gambe, ok? Con i piedi. La mano sinistra va sulla gamba sinistra, la mano destra va sopra la testa. Andiamo a fare il side bend, andiamo a strecciamo tutti gli obliqui, ok? L'addome. Strecciamo bene. Siamo pronti, stessa cosa dall'altra parte, quindi la mano destra va sulla gamba sinistra, ma il braccio sinistro va sopra la testa e andiamo a fare il side bend. Ok, rilassiamoci, silenzio, musica, ok? Tranquilla, yoga di meditazione, sunrise, quello che volete. E andiamo al punto di partenza, ok? Adesso i piedi ritornano uniti. Dal bacino, mai dalle spalle, andiamo verso il basso, andiamo a fare lo standing forward bend. Standing forward bend, andiamo a strecciare tutta la parte lombare, il bicipite femorale. Strecciamo bene. Respiriamo profondamente. E adesso, da ora andiamo a fare il vinyasa classico, ok? Yoga flow. Andiamo piano piano a fare piccoli passetti nella tall plank, ok? Panca piana, classica. Andiamo indietro, me lo vedete meglio. Mi taglio le mani. Quando siamo pronti andiamo verso il basso. Andiamo a spingere sulle mani e andiamo a fare l'upward facing dog. Classico, rilassiamoci. Ok? Ispiriamo bene dal naso. Quando siamo pronti, il bacino va verso il soffitto, ok? Andiamo a piegare un po' le ginocchia, troviamo la posizione, formiamo una V con il corpo, andiamo a rafforzare le braccia e le gambe con questa posa, è il downward facing dog. Rilassiamoci ben bene. Quando siamo pronti, andiamo a piegare le gambe. Le gambe vanno a livello delle spalle, i glutei vanno verso i talloni, le braccia sono stese, la fronte va sul pavimento o sull'erba, sul tappeto, dove siete, e andiamo a fare la posa del bambino, child pose, l'ultima, a rilassare ben bene. E quando siamo pronti, piano piano, andiamo, ritorniamo, ok, table top e piano piano ritorniamo al punto di partenza in piedi, non troppo veloce altrimenti potreste avere dei vertigini. Qui stava finendo la batteria e niente, speriamo, sì, sicuramente avrà fatto recording perché di solito lo fa e niente. Ok, spero vi sia piaciuto il giorno 3 del secondo segmento di Beginner to Star. Ok, complimenti e un altro applauso, ci vuole un altro applauso. Continuate così, avete fatto davvero tanta strada ormai dall'inizio, siamo intorno ai 17 giorni di allenamento, pausa in allenamento chiaramente è tutto. Dopo aver finito l'allenamento vi consiglio di fare un po' di meditazione, se vi ho fatto delle pose, Shavasana, Lotus Pose, queste sono le pose che vi consiglio di fare per meditare, per iniziare, ok? Molto importante, spero vi sia piaciuto l'allenamento. Giorno 3 è fatto, mi raccomando preparati per giorno 4, ci vediamo domani ragazzi, buona giornata, siate sempre felici, solidate sempre, siete sempre grati, molto importante essere grati, questo è molto importante, meditate sempre, come dico sempre, veramente importante e ci vediamo domani, ciao!